Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Vi propongo un nuovo glitch, ragazzi. Allora, per fare questo glitch innanzitutto dovete avere le biciclette al posto delle auto, come vi ho fatto vedere nel video in precedenza, e dovete fare sempre questo glitch che state vedendo, che è quello di buggarmi. Allora, una volta che siete buggati in pratica e avete messo le biciclette al posto delle auto, in pratica cosa dovete fare? Allora, dovete avere tre biciclette al posto dell'auto e altre tre biciclette in rastrelliera. Il garage che ha le biciclette in rastrelliera dovrà essere il primo garage nella lista del meccanico, quindi chiamate il meccanico e vedete qual è il primo garage. E l'altro, dove avete le biciclette nei posti auto, potrà essere tranquillamente un altro garage, il secondo. Fatto ciò, avviate Entest, che è questa gara che avete in garage, in pratica, dopo che vi siete buggati, ovviamente, come avete visto nel video in velocità. Penso che oramai lo sappiate tutti come si fa a buggarsi: basta osservare un compagno in modalità guarda giocatore beta, poi lui esce dall'applicazione e vi buggerete. Adesso a me non mi è entrato in Entest, però adesso andiamo a vedere come funziona. Entrate in Entest, scegliete la categoria di auto che volete. Questo glitch in pratica serve se volete una T20 per esempio e non avete i soldi per comprarla, magari solo per modificarla avete i soldi. In questa maniera potete averla gratis. Diciamo che in questo modo potete avere le auto gratis, però quando andrete a venderle non vi darà i soldi che voi pensate. Quindi non credete che è un glitch di soldi, ma è un glitch per avere le auto. Io per esempio adesso sto prendendo la Roosevelt, però insomma potete prendere qualunque cazzo di auto vogliate che ci sia nella lista, dalla T20 alla Osiris e tutti gli altri generi di auto che voi volete. Una volta avviata la gara, semplice ragazzi, vi farà spawnare in garage come state vedendo e potrete scendere. Premete il tasto triangolo e scendete, andate verso la vostra bicicletta e in pratica cosa dovete fare? Premete triangolo e mentre state per uscire premete la freccia destra, ragazzi, semplicissimo. Una volta premuta la freccia destra, andiamo a vedere che vi ritroverete l'auto nella rastrelliera delle biciclette. Per farla diventare un'auto che voi possiate usare, dovete andare nel garage dove avete le biciclette nel posto auto e portarle in quest'altro garage, in maniera tale che vi scambierà la bici con l'auto che è in rastrelliera e l'auto andrà a finire nella piazza della bici. Per questo glitch è tutto, spero di essere stato abbastanza chiaro, un saluto da Maxi, al prossimo video!